Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una recensione di un pacco che mi è appena arrivato. Quindi facciamo anche l'unboxing insieme. Perdonatemi per l'audio di questo video, o almeno per la prima parte di questo video. Ebbene sì, perché noi oggi andiamo a fare la recensione del Rode Video Micro. Fino a due giorni fa ho utilizzato un Rode Video Mic Ricote, ossia me lo metto in fotografia qui di lato. Un buon microfono, forse non uno dei migliori, sulla fascia di prezzo super giù dei 100 euro, che non mi ha dato delle enormi soddisfazioni. Ed uno dei problemi che avevo col microfono era che era troppo grande ed ingombrante. Dato l'utilizzo che ne faccio io del microfono sull'80D, ho preferito comprare e provare il Rode Video Micro, che dicono che è un ottimo prodotto. Ma andiamo a vedere subito insieme di cosa si tratta. Facciamo insieme un veloce unboxing del packaging del Rode Video Micro, così anche da poter escludere l'audiocamera che in questo momento state ascoltando, perché l'altro l'ho venduto su eBay, e andarlo a confrontare con uno dei migliori registratori audio che vengono utilizzati accanto alle DSLR, quello che è stato uno dei miei migliori acquisti, utilizzato poco ma che risolve tantissimi problemi in tantissime situazioni, ossia lo Zoom H4N. Allora, nella confezione del Rode Video Micro troviamo lo stand Ricote, con lo stabilizzatore Ricote da mettere sulla macchina, il cavetto per attaccare il microfono alla camera e il microfono in sé. Microfono che è composto da due parti, ossia il microfono in sé, che è questo, e il gatto morto, praticamente perfetto, utilizzabilissimo e fondamentale in condizioni di situazioni con vento. Una differenza che si nota subito rispetto al Rode Video Mic è il fatto che il Rode Video Mic era completamente fatto in plastica, questo invece non si sente ma è vero metallo. Ok, per chi impazzisce si infila dal dietro il microfono e fino a farlo arrivare nel suo alloggiamento. Microfono molto molto stabile. Cavettino. Andiamo a metterlo sulla macchina. Ed ecco quello che si sente con il Rode Video Micro. Già so come funziona, quindi già conosco come lavora, anche se è la prima volta che registro il file, quindi ancora devo ascoltare l'audio. Già conosco le differenze tra gli altri microfoni, però lascio giudicare a voi, perché pochi istanti fa era il microfono della camera. Ma per essere più precisi, andiamo a fare una prova sul campo. Come giusto che sia, per una prova di un microfono veniamo in esterna. C'è una bella giornata, c'è un po' di vento, ci sono gli uccellini e in questo momento sto registrando con il Rode Video Micro e con lo Zoom H4N. Adesso potete apprezzare quello che è l'audio del Rode Video Micro. Contemporaneamente sto registrando anche con una GoPro Hero 5 per poter fare un paragone anche con l'audio camera della GoPro Hero 5 Black. Adesso passiamo all'audio dello Zoom. Stiamo ascoltando in questo momento il materiale registrato da un microfono detto professionale che a mio parere va tenuto sempre in borsa. Siamo nelle stesse condizioni, unica differenza è che sul Rode Video Micro abbiamo il paravento. Torniamo al Rode Video Micro per apprezzare la differenza sul fatto che da un lato abbiamo il paravento e dall'altro no. Non c'è tantissimo vento fuori, ma dovrebbe ancora di più filtrare quelli che sono i rumori degli uccellini. Diciamo, dovrebbe filtrare di più quello che è il rumore ambientale. Proviamo un altro paragone con la GoPro Hero 5 Black. Questo invece è l'audio che sta registrando la GoPro, che è allineata sia con l'80D che con lo Zoom H4N. Considerate che io sono a circa 2 metri dalla macchina da presa. Ed ora andiamo a sentire quello che è l'audiocamera, ancora di più per capire la differenza tra il Rode Video Micro e l'audio della camera, dato che questa tipologia di microfono va utilizzato in combo con una macchina a mano. Insomma, questo è un veloce test per apprezzare e mettere a comparazione diverse tipologie di microfoni per delle situazioni, diciamo, quasi simili o identiche. Questa tipologia di microfono, che è il Rode Video Micro, va utilizzato in condizioni del genere, quindi deve essere un microfono point to shoot, pronto per girare. Ma adesso andiamo in ufficio per le nostre conclusioni. Unica differenza. Veniamo alle conclusioni di questo video. Apprezzo il Rode Video Micro? Sì, lo apprezzo come microfono, ma ho notato uno strano fruscio sulle onde alte. Ve lo faccio ascoltare. Questa tipologia di microfono, che è il Rode Video Micro, va utilizzato in condizioni del genere, quindi deve essere un microfono point to shoot, pronto per girare. Applicando un compressore multiband ed abbassando i livelli delle frequenze più alte, 10 dB, risolvo questo problema.
Non so se è una questione di cavo che forse fischia un pochino, dà un po' di fastidio, oppure vanno alzati un pochino i livelli di registrazione. Devo un attimo studiare meglio il microfono. L'ho utilizzato poco nei giorni in cui l'ho avuto a disposizione. Sembra un ottimo prodotto. Una cosa di sicuro dove ne esce vincitore è contro lo zoom H4N in queste determinate circostanze, dove non si ha il controllo totale di quello che si ha attorno e quindi siamo in un ambiente vasto con tantissimi rumori di fondo e special modo il nostro soggetto è lontano dal microfono. In quel momento io ero a circa 2 metri dalla camera, se non sbaglio l'ho anche detto, ed ero stavo registrando a 50 mm, quindi non ero proprio vicinissimo. Di sicuro registrando adesso che sono a circa 40 cm dal microfono e senza paravento, perché in esterna avevo montato il paravento, l'audio sarà migliore, ne sono sicuro di questo. Mentre dall'altro lato l'audiocamera della Canon 80D è quello che è per il microfono che ci consente, stessa questione per quanto riguarda la GoPro Hero 5 Black, il concetto rimane tale, l'audio è audiocamera, non si può pretendere di più di quello che c'è. La domanda fondamentale, consiglierei il Rode Video Micro? Sì, lo consiglio come microfono da portare sempre in borsa per fare un'intervista, una qualsiasi ripresa al volo, quindi poi to shoot, che tiri fuori dalla borsa, monti sulla macchina e registri. Vi ripeto, nella sua fascia di prezzo è un ottimo prodotto. Naturalmente c'è di meglio, c'è il Rode VideoMic Pro, e quello è quello che consiglio per chi vuole lavorare molto con l'audio. Ma invece chi vuole avere un microfono da portarsi con sé nello zaino, nella borsa, piccolo ma di gran qualità, il Rode VideoMic Pro, con i suoi circa 60 euro su Amazon, è uno dei migliori acquisti. Insomma, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, potete scrivermi nei commenti qualche domanda, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. È vero anche che state diventando un po' tanti, cerco di stare al passo finché riesco ad accontentare tutti voi. Quindi cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.